Dal Vangelo di Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli dissero: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio dei sandali». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Sorelle e fratelli carissimi, ci troviamo nella chiesa parrocchiale di Treglio, perché in questa chiesa è custodita una bella immagine di Giovanni Battista che vedete alle mie spalle e che per la seconda domenica consecutiva è protagonista del brano del Vangelo. In questo brano dal Vangelo di Giovanni ci viene detto chi non è Giovanni e poi invece chi è Giovanni. E la definizione dell'identità di Giovanni e della sua missione è molto utile perché ciascuno di noi possa comprendere la propria identità e la propria missione. Di Giovanni si dice che è un uomo mandato da Dio e che appunto aveva come nome Giovanni. Questa è la sua identità. Giovanni significa Dio è misericordia, Dio è amore, e è stato mandato da questo Dio amore nel mondo per svolgere una missione importante. La missione che Giovanni deve svolgere ce lo dice la sua terza caratteristica che l'evangelista Giovanni ci presenta. Egli è chiamato ad essere testimone. Quindi ognuno di noi è mandato da Dio, ognuno di noi è espressione del volto di Dio che è amore, ognuno di noi è chiamato ad essere un testimone. Di che cosa? Della luce. La luce è stata la prima creatura che Dio ha creato nel momento della creazione e sempre nelle pagine della Scrittura ha un aspetto positivo, ha un aspetto gioioso, ha un aspetto bello. Addirittura il Salmo 104 ci dice che Dio è vestito di luce come di un manto e Giovanni Evangelista all'inizio della sua prima lettera dice: «Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna». Dio che è amore, Dio che è luce, mandando nel mondo suo Figlio, manda nel mondo l'amore a farsi carne, la luce a farsi carne.
E che succede però nel mondo? Che, come ci dice Giovanni Evangelista nel prologo del suo Vangelo, il mondo non accoglie questa luce. Perché è scontato che alle tenebre la luce non piaccia. Ma alla fine del primo secolo, quando Giovanni scrive il suo Vangelo, egli può annotare: ma le tenebre non hanno vinto la luce. Questa è la bella notizia di oggi, che le tenebre esistono, sono contrarie alla luce, ma non riescono a vincerla. Del resto è l'esperienza che ciascuno di noi fa. Anche una piccola luce riesce a vincere le tenebre più fitte, le tenebre più dense. Dunque Giovanni è un testimone della luce. Non è lui la luce. La luce è Gesù e lui ha riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio fatto uomo. Ha riconosciuto in Gesù l'amore che si fa carne. Ha riconosciuto in Gesù la luce che entra nel mondo, andando oltre quello che appariva. Perché quello che ha visto Giovanni Battista lo vedevano tutti, ma tutti si sono fermati all'apparenza, come succede anche oggi, che di Gesù tutti sappiamo molto, ma di lui riconosciamo che è stato un grande uomo, ha fatto tanto del bene, ci ha detto delle parole buone, ha segnato la storia dell'umanità, ma null'altro. Giovanni Battista va oltre perché ha visto lo Spirito Santo sotto forma di colomba posarsi su Gesù e rimanere su Gesù. E allora ha intuito in Gesù il volto del Padre, come ci suggeriva già il Vangelo di domenica scorsa. Ha intuito che Gesù era il Messia. Perciò, quando gli dicono: dicci chi sei, perché noi dobbiamo rispondere qualcosa a coloro che ci hanno mandato, Giovanni inizia a dipingere se stesso dicendo prima chi non è. Anche per ciascuno di noi questo è importante. A volte ci siamo fatti noi stessi un'immagine sbagliata di noi, della nostra identità. A volte se la sono fatta le persone un'immagine sbagliata della nostra identità. Noi dobbiamo essere chiari nel dire chi non siamo. Giovanni dice: io non sono il Cristo. Cioè non sono l'unto di Dio, non sono il Messia, dovete cercare altrove. Allora gli chiedono se lui è Elia, perché Elia, grandissimo profeta di Israele, non morì come tutte le altre persone, ma fu rapito in cielo su un carro di fuoco e gli ebrei pensavano che prima della venuta del Messia sarebbe tornato Elia a preparargli le strade. Ma anche a questa domanda Giovanni Battista risponde: non lo sono. Gli chiedono ancora: sei tu il profeta? Questo profeta non è un profeta qualunque fra gli altri, è il profeta preannunciato da Mosè. Mosè, prima di morire, disse al suo popolo: verrà dopo di me un profeta simile a me, anzi più grande di me. Allora gli dicono: sei tu il profeta che ha annunciato Mosè? E Giovanni Battista risponde: no. Possiamo notare anche la successione delle risposte, sempre più brevi. Non sono il Cristo, non lo sono, no. Non bisogna sprecare parole. Davvero, come dirà Gesù, il nostro parlare deve essere sì, sì, no, no. E allora dici chi sei? Positivamente, chi sei tu? E questa domanda è importante anche per noi. Anche noi dobbiamo essere capaci di dire positivamente chi siamo, non soltanto di dire chi non siamo. E Giovanni dice di sé: io sono voce. Io sono colui che dà voce alla parola. Io sono colui che dà voce al Cristo, al Messia che deve venire,
anzi che è già in mezzo a voi, anche se voi non lo riconoscete. E non vi sbagliate, non lo confondete con me, io non lo sono, io sono soltanto voce. Oggi capita a tutti di spedire decine, centinaia, a volte migliaia di curriculum nelle varie aziende nella speranza di poter trovare un lavoro. E nel curriculum ognuno di noi mette chi è, cosa conosce, cosa ha studiato, i suoi titoli di studio e cosa sa fare, le sue esperienze lavorative. E cerchiamo di costruirli sempre meglio, i nostri curriculum, perché da essi può dipendere trovare o meno un posto di lavoro. Giovanni Battista sembra costruire per sé un curriculum al contrario, una sola riga in cui è scritto «Io sono voce». Ma ciascuno di noi è chiamato ad essere voce. Ciascuno di noi è chiamato a dare voce a Gesù nell'umanità di oggi, nella Chiesa di oggi, lì dove ci troviamo, cominciando dalle persone che ci sono più vicine. A loro dobbiamo annunciare il Cristo, a loro dobbiamo far risuonare la parola del Vangelo di Cristo, che è la bella notizia per il mondo di oggi. E per concludere, Giovanni Battista dice a quelle persone che sono venute ad interrogarlo, sacerdoti e leviti mandati dai farisei, fate attenzione voi e dite anche a chi vi ha mandato di fare attenzione. Preparate una via dritta al Signore, perché voi state annunciando un volto di Dio che non è quello vero. Non arrivate voi a contemplare la luce di Dio e impedite agli altri di poterla contemplare attraverso tutto ciò che vi siete inventato, attraverso tutte le regole e regolette che vi siete dati. Raddrizzate questa via sulla quale il Signore vuole venire incontro all'umanità intera. Possiamo dire anche il motivo per cui insieme con i sacerdoti furono mandati i Leviti, perché nel Tempio di Gerusalemme i Leviti, che assistevano i sacerdoti nelle funzioni, avevano anche il ruolo di polizia. Quindi se Giovanni Battista avesse detto qualcosa di sbagliato, lo avrebbero anche arrestato e messo in prigione. E poi Giovanni conclude dicendo: «Io non sono la luce, io non sono il Cristo, io non sono lo sposo di Israele che voi aspettate», perché da Osea in poi così era stato presentato il Messia, come lo sposo che veniva a prendere in sposa il popolo di Israele. Io sono l'amico dello sposo, faccio il tifo per lui, gli preparo la strada, sono attento a che tutto vada per il verso giusto, ma non sono lo sposo. Ecco il riferimento al non avere nemmeno la capacità di sciogliere il laccio del sandalo del Messia che verrà, di Gesù che è già in mezzo a loro. Non è semplicemente un gesto di umiltà, è un gesto tipicamente sponsale. Fra gli ebrei, infatti, c'era una legge che si chiamava del levirato, perché levir significa cognato, in cui si diceva che se moriva un uomo senza aver lasciato figli, il fratello doveva sposare la sua moglie e dargli la discendenza. Poteva succedere però che al fratello quella donna non piacesse, oppure che non volesse generare un altro figlio di cui aveva tutta la responsabilità, ma che comunque sarebbe stato figlio del fratello, e non voleva dividere con questo eventuale figlio la sua eredità, i diritti dei suoi figli naturali. E quindi poteva succedere che qualcuno rinunciasse a prendere in sposa la vedova del fratello. A questo punto
colui che era dopo il fratello, il parente più prossimo, sulla piazza della città, andava da colui che aveva rifiutato, gli toglieva il sandalo, gli sputava in faccia dicendogli: tu non hai voluto eseguire il dovere di dare discendenza a tuo fratello, e si metteva al suo posto come sposo di quella donna. Ecco allora cosa dice Giovanni Battista con queste parole. Non sta semplicemente dicendoci siate umili, ma non prendete il posto di Cristo. Cristo è lo sposo, lui soltanto ha diritto alla sposa che ieri era Israele e che oggi siamo noi, la Chiesa di oggi, l'umanità di oggi. Ma siate, ci dice Giovanni, gli amici dello sposo, tifate per lui, siate la sua voce, siate i suoi testimoni. E questo sarà il modo più bello per avvicinarci al Natale nella gioia, come questa terza domenica di Avvento ci ricorda.